L'ordine di arrivo, le notizie, il Jumbo Visma inizia a guidare l'inseguimento. Ma l'anima e il vantaggio dei gradini non si urtano i 5 minuti nel lungo e indesiderabile approccio alla salita finale. E rientra nel gruppo principale senza problemi. Quando entra negli ultimi 30 km. Ora sembra chiaro che il discorso per la vittoria del palcoscenico riguarda solo gli uomini in anticipo, dato che il divario è invariato. Julius Johansen prova due volte a anticipare i compagni di fuga, ma le sue azioni sono effimere. Il tentativo di Paul Orslan è più colpito, che accelera a 10 quando la strada si arrende già, ma la salita ufficiale non è ancora iniziata. E sbriciola il gruppo. Krohn e Errada sono i primi a rispondere. Mentre Ganna comprende comprensibilmente il contatto. Il gruppo stato riapparito. Ma al Flam Rouge prova nuovo Caicedo. Geraint Thomas deve muoversi in prima persona, porta ancora dietro Krohn ed Errada. 300 Errada squerte decisive Stitlet. Nobody forza di rispondere. Lo spagnolo ha investito per il terzo successo carriera a Vuelta. Grégoire un finale eccellente e prende la Square of Honor. Krohn è terzo classifica dei punti, risale alle spalle. Il primo a muoversi Chanwit Debrox, che mira ad entrare nella top 10. Even Poel dispiega la sua quasi su una parata alla testa del gruppo, come per prevenire gli scatti dei rivali. Con l'eccezione dell'estensione di Jukardi. Perché solo Wilco Kelderman risponde. Nulla è arrivato fino a 100. Qui accelero Even Poel e Kuss in primo luogo mostra una grande freschezza, mordendo la ruota posteriore del belga. In ogni caso, nessuno si stacca. Montagne.